La strada del San Bernardino è una delle arterie più importanti ed anche paesaggisticamente suggestive della Svizzera. Solo pochi, tra i viaggiatori che la percorrono, conoscono però le incantevoli valli che si diramano da questo antico valico. La Valle di Affers, per esempio. Juf è l'ultimo villaggio della Valle di Affers. È il paese più alto d'Europa, abitato durante l'intero anno. Siamo a quota 2133. Case e stalle sembrano, a prima vista, disabitate, abbandonate. D'inverno i Vallerani passano gran parte della giornata in casa, accanto alle stufe. Per mesi il termometro quassù scende di parecchi gradi sotto lo zero. L'attività è perciò ridotta al minimo. Ci si occupa soprattutto del bestiame nelle stalle. Le famiglie rimaste in valle sono poche, ma per questa nuova generazione c'è la speranza di un avvenire migliore. Nonostante la situazione di disagio, l'inverno dura quasi 6 mesi, la strada sembra aver dato nuovi impulsi a questi ultimi superstiti di una popolazione diminuita nel corso dei secoli proprio a causa delle avverse condizioni della natura e delle scarse comunicazioni con il resto dei grigioni. Con la strada è stato risolto anche il problema della scuola. L'anno scolastico cade in un periodo in cui nella valle regnano la neve e il ghiaccio. Ancora pochi anni fa gli allievi raggiungevano la scuola a piedi, camminando per ore, mattino e sera. I genitori sovente preferivano perciò tenere i figli a casa piuttosto che lasciarli affrontare il faticoso viaggio nel freddo. Verso luglio gli abitanti si preparano per la raccolta del fieno. La valle di Affers è ricca di vasti campi erbosi, soprattutto nella parte alta tra Cresta e Juf. I prati e i pascoli occupano una superficie di almeno 30 km quadrati. L'agricoltura non è estesa. Tutti i tentativi di coltivare in valle la patata sono purtroppo falliti. Per contro crescono bene le rape, l'insalata e i cavolfiori. Alla popolazione di Affers appartengono non meno di 17 alpi. Questa ricchezza di pascoli è senz'altro il motivo principale per cui la popolazione resta in valle. Oltre alla loro attività agricola pastorale, gli uomini di Affers hanno quasi tutti un'occupazione secondaria, come quella di segretario comunale, di postino, di cantoniere o di guardia forestale.